finisce col gran gol inutile di Daniele Verde il derby ligure tra Sampdoria e Spezia, ovviamente 2-1. Perché è inutile? Perché è arrivato all'ultimo tiro della partita, l'ultima azione della partita. Ma la partita sarebbe meritata la Doria tranquillamente, nonostante comunque lo Spezia abbia tenuto più pallone. Diciamo che la Samp è stata cinica nel primo tempo, però sprecone nel secondo. E quindi lo Spezia è stato comunque in partita Salcedo uno dei peggiori, mi dispiace dirlo. Purtroppo Chiasi si fa autogol al 15° su una punizione buttata dentro da Candreva e per anticipare il suo marcatore. Beh, Chiasi la mette alle spalle di Provvedel. E poi il 2-0 al 37°, comunque nel mezzo Chiasi prova a redimersi con un gran tacco, però la palla gli rimane centrale, quindi Odero può bloccare tranquillamente. E niente, se faceva quel gol, non so cosa succedeva. Arriva il gol di Candreva su una grande azione corale e batte Provedel 2-0, 2-0, Salcedo in ombra, Antist men che meno, il Ghiasi è il meno peggio, e però poi esce, entra Nzola, sì, combatte col fisico per carità, ma oggi con gli Adrien Silva, che partita hanno fatto Colley e Adrien Silva davanti alla difesa, è uscita un po' così, diciamo che ha traballato un po'. Poi lo Spezia tutti in avanti, Odero, pochi pericoli perché i tiri dello Spezia erano fuori o proprio non arrivavano perché non arrivava l'ultimo passaggio per il tiratore. Kovalenko in ombra, entra Podkoreanu, prova a smussare un po' la difesa, ma nulla, il gol di Verde è comunque un gran gol e arriva al 94°. Lascia di stucco Audero. Stavano peraltro dicendo che dopo aver subito una marea di gol nelle ultime 4, questa poteva essere per la Sampdoria un clean sheet, e subito Verde l'ha messa dentro. Peccato, peccato per lo Spezia di Diogo Motta, che comunque sotto il profilo del gioco non gli si può di niente, però possesso palla sterile, sterile, poche conclusioni verso la porta e quelle che ci sono state tiracci, tiracci, tiri semplici per Audero, tranne il gol di Daniele Verde. Vediamo, ma non credo che Thiago Motta salti, perché gli va dato tempo, gli va dato tempo. Spezia e Sampdoria hanno già giocato contro Milan, Juve, Napoli ci ha giocato con lo Spezia, non mi ricordo. Comunque gran parte dei big ci hanno già giocato, quindi adesso Thiago Motta può trarre beneficio dal calendario, se ricordo bene. Comunque 7 punti per lo Spezia sono un ottimo bottino, come diceva Emanuele Giaccherini in commento, visto comunque le assenze. Sì, lo Spezia ha un'infermeria tale, almeno 10 giocatori fuori ce l'ha. Questa potrebbe essere l'unica attenuante per la sconfitta di stasera, ma comunque là davanti le alternative ce l'hai, è vero, il centrocampo è quello, non possono esserci ricambi. Però
La difesa con Nicolau. Bah. Bastoni si è ripreso anche mentalmente dalla partitaccia con il Verona. E salva Ferrera, niente male, niente male. Purtroppo Risto e Nicolau, la coppia difensiva. Bisogna lavorare lì. Bisogna far diventare qualcuno Christoph e Nicolao perché sono giovani. Sono giovani però Provedel è un ottimo portiere per lo Spezia. E per carità, nei gol non poteva nulla. Poi capirai, Berezinski si è mangiato un gol, mi sono scordato. Un'azione perfetta con Candreva Chia, passa pallonetto, traverso. E nulla, lasciamo un like, commentiamo se avete visto la partita e purtroppo nel domani, nel dopodomani farò un video, quindi accontentatevi di questo post partita ed è il post partita che è uscito prima, Torino-Genoa e fatevi delle belle visioni su queste due partite. E nulla. Buonanotte, buona serata e ciao. E buon weekend, soprattutto.